Tommaso ha iniziato a ciucciarsi il dito, il pollicione, che dicendo, non si fa il pollicione. Buongiorno. Siamo buon pomeriggio. Tornati. Ciao gente, sì, siamo tornati. Siamo, diciamo, in un periodo molto caldo. Stiamo già sudando, siamo, neanche sì, abbiamo sudando, iniziato il video. Ma oggi è 1° luglio, come vi avevamo. Difficile. Bravo, Tommy! Vi avevamo promesso il mese scorso. Oggi siamo qua per raccontarvi gli sviluppi di Tommaso. Il mese, fra 7 giorni, fra una settimana, fa 4 mesi. 4 mesi, quindi siamo genitori di un bambino di 4 mesi che sta qua dietro con le sue mitiche avette, le avette assassine. E io direi subito di partire dal primo cambiamento, ovvero Tommaso chiacchiera un sacco, è diventato un chiacchierone. Non si ferma più. Questo da qualche giorno, da qualche giorno lui si sveglia verso le 7:30 e parla, e se noi non ci svegliamo, perché lo sentiamo chiacchierare, lo lasciamo comunque chiacchierare un po' da solo, il ragazzo si innervosisce, inizia a scalciare. Appena preso e messo in mezzo al letto, lui inizia invece il suo gioco preferito, che è svegliamo mamma e papà, salute. A me dai calci dietro la schiena, posso dirlo? Esatto, quindi lui si mette a me, cioè tra mi me e lui, botte, un po' in obliquo. E con la testa mi guarda a me, mi parla, e con i piedi dà le botte al padre. Quando poi lui continua invece a ronfare, perché ronfi, il figlio si gira, quindi Tommaso si gira verso di lui e cerca proprio di dargli le botte per svegliarlo. Bene, quindi è una strategia che sì, usate, c'è una strategia di marketing. No, è una strategia ben precisa la sua. Basta che io gli dia un po' d'attenzione e lui è tutto felice, sorrisoni, grandi risate, perché ormai ci sono le risate proprio a garganella. E infatti ha iniziato da questo mese a ridere proprio. A ridere con la voce, anche se ancora non è che fa delle risatone che durano tanto. Abbiamo anche dei contributi audio, vero? Sì, in video non li potete vedere. Ascoltiamo. Ecco, questa è la risata di Tommy. Vi spiego cosa stavo facendo. Cioè io ho scoperto, proprio perché mi piace tanto Titanic come film, ho scoperto che facendo il Titanic lui impazzisce, si diverte tantissimo. Col padre ha penato un po' di più per ridere. Un po' di più, ogni tanto mi fa qualche versettino, ma quella risata, che risentiamo l'audio? Questa risata io ancora non ci sono arrivato, però... No, ci sei arrivato l'altro giorno, ti sei già dimenticato cosa non è successo. Non era proprio risatona come la tua del Titanic, dai. Vi dico soltanto che nel momento in cui Alessandro stava per arrivare alla risatona, si sentiva... E alla fine materasso macchiato del letto. Ecco, è andato, materasso giocato. Perché si è rilassato troppo, Tommy. Sì, si è rilassato e... ha dato il meglio di sé. Tommaso ha fatto il controllo dal pediatra la settimana scorsa, quindi già sono passati quasi 10 giorni, ed era 64,1 cm, quindi bello lungo, e pesava 6,7 kg, che bello, secondo me sono stati ampiamente superati da quel giorno. E il pediatra ti ha chiesto che latte gli dai? Sì, perché il pediatra l'ha misurato e poi mi fa: signora, ma che gli dà da mangiare? Perché lui sa che io allatto esclusivamente al seno, però ha avuto il dubbio che gli avessi dato anche l'aggiunta, perché è cresciuto tantissimo in un mese. E io gli ho detto: allattamento esclusivo al seno, come avevamo detto la volta scorsa. Brava, che bello, brava, meno male. Perché sembrerebbe che invece ci sono tante mamme che per comodità preferiscono dare il latte artificiale. Aspetta, io invece differenziamo, mi sento proprio... perché magari in dei casi sono costretti, certo, per carità, nel senso di Dio, perché il latte magari no, lui mi ha parlato proprio di una comodità, mi ha detto ci sono delle mamme che per comodità preferiscono avere il latte nel biberon piuttosto che dare il seno, e io invece ho detto no, io per comodità preferisco al contrario, così non devo preparare niente, cioè abbiamo già tutto pronto, tutto caldo, ma la temperatura ad giusta. Ad esempio, non faccio un'ipotesi, fanno questa scelta magari perché lavorano, gli fa male il seno, no? Anche sì, ci sono delle patologie mentre allatti che possono influenzare, certo, per dare un po' di recupero, certo, come quindi no, magari non è imputabile. Anche il fatto, ecco, del lavoro è una cosa importante. Se una donna non è a casa durante la giornata deve per forza dare
o si tira il latte, che però può essere anche molto doloroso. Per coloro che non ce l'hanno, è ovvio che devono ricorrere, e fortunatamente ci sono questi latte artificiali che aiutano i bambini a crescere sani e forti e belli. Bene, quindi diciamo questo pediatra è stato contento più che altro, sì, perché le nostre opportunità e circostanze ci permettono di, certo, mi ha detto, finché fare questa cosa, finché te la senti, finché ce l'hai il latte, è bene sfruttarlo, insomma. Perfetto. Mi ha anche detto che Tommaso inizia già a stare seduto abbastanza bene. Mi ha detto non è ancora pronto a stare seduto da solo perché è piccolissimo, però inizia ad avere una postura quasi stabile da seduto. E poi lui ha il vizio di mettersi direttamente in piedi, cioè invece di stare seduto, quando lo prendi in braccio, se lo vuoi mettere seduto, irrigidisce i piedi e li punta, e se lo lasci stare un pochino in piedi è felicissimo, cioè proprio è contentissimo. Riesce a puntare molto. E il dottore ci ha detto comunque di assecondare questa sua voglia di provare a puntare i piedini senza però affaticarlo, quindi noi magari ogni tanto per giocare, quando vediamo che lui si vuole mettere in piedi, lo facciamo stare in piedi, però poi senza stancarlo lo rimettiamo seduto perché è meglio per lui. Comunque è bravo, dai, riesce, sì, a stare in piedi. Poi anche il collo adesso lo tiene molto dritto. Sì. L'altra volta siamo stati ad una festa di compleanno, lui si è svegliato, si è messo seduto sulla mia coscia e stava là e si guardava tutti gli invitati. E poi è curiosissimo. Bello dritto, da te so soddisfazioni. Dorme molto meno rispetto a prima. Senti, passiamo a delle cose che mi sono segnato. Vai. Di sue prime volte, che abbiamo anche in dei contributi mese. Video. Questo è il segnale per i contributi video. Approfitto per asciugarmi. No, ragazzi, potete fa vedere. Un caldo. Ma si vedono le perline. Prima volta al mare di Tommy, come avete visto dal video della settimana, esatto, scorsa. Il video al campeggio, Tommaso per la prima volta in spiaggia, con i piedini nell'acqua. È stato bellissimo. Molto emozionante. L'unica cosa che, diciamo, mi do la colpa, ecco, mi giudico come genitore, non avevamo un cappellino per proteggerlo, no, anche se siamo stati pochissimo. Vabbè, abbiamo utilizzato il lenzuolino comunque. Il lenzuolino, siamo stati poco, però lì per lì ho detto, forse il sole era troppo forte, andava coperto. No, era tardi, mica erano la mattina a mezzogiorno. Comunque abbiamo subito provveduto e già il suo cappellino. Ah, un cappellino bellissimo di topolino. Il nostro dolce. Piano è... magari la mattina camminare dalle 8 alle 10 e mezza, ci facciamo una bella passeggiata in spiaggia con lui nella fascia. Che oggi proprio stavamo parlando, ma i bambini di 3 mesi quando fanno le passeggiate come si tengono? Cioè i genitori che portano il passeggino non lo possono portare perché no, è troppo pesante. No, proprio la sabbia. Addosso magari è caldo, che ne so, poi il bambino cioè, va coperto, secondo me non le fanno le passeggiate. Ma che stai dicendo? Perché lei dice no, uso la fascia. Ma io la fascia, uso la fascia. Cioè fai una sauna. E vabbè. La bagni, no, a parte tutta, che sono fatte apposta, quindi sono traspiranti, però è ovvio che il bambino faccia calore, e il cotone pure alla fine ti fa sudare, perché ti fa sudare, però stai in spiaggia, non fa caldo, quindi in teoria ti dovresti salvare, e poi per me è la soluzione migliore. Vabbè, la proveremo. Diteci la vostra, che ne pensate? La proveremo, e poi alla fine della passeggiata un bagnetto al mare non ci voleva nessuno. Ma lo possono fare il bagno al mare? Perché volevamo portare la piscinetta, no, sicuramente. Va, ma secondo la me piscinetta. Perché il riflesso dell'acqua col sole, secondo me è troppo caldo. Lo sai che ti abbronzi più in acqua? Amore, ma fuori? Non devi stare infatti in perché spiaggia con la piscinetta. Perché c'è tutto il riflesso, sapete. Tommaso ha iniziato a ciucciarsi il dito. Il pollicione, che dicendo, non si non fa si il fa. Pollicione, perché Federica mi ha spiegato che i bambini si devono mettere le mani in bocca perché con la bocca loro scoprono il mondo. Questo so. Che però i bambini si devono mettere col comunque pollicione, le cose in bocca. No, no, non si deve addormentare col pollice, acciucciarsi il pollice. Ecco perché gli laviamo le mani 200 volte al giorno, i giochini sono tutti igienizzati. Però il dito così proprio che è dolcissimo da vedere, perché è una cosa deliziosa. No, noi un giorno stavamo dove? In macchina. Abbiamo iniziato a sentire. Dio, ma che è? Che sta succedendo? Ci siamo affacciati. Stava col pollicione così. Bellissimo da vedere. Sì, scena cioè, bellissima. Di una dolcezza incredibile, però no. Quindi gliel'ho tolto e gli ho dato il ciuccio. E per un paio di giorni, dopo che aveva scoperto questo, è stata una mezza lotta, perché lui per addormentarsi mi sputava il ciuccio, al quale invece è abituato, e si metteva il dito. Aia. Ma invece mamma Fede stava lì pronta, levava il leva dito metti e ripirava il ciuccio. Tommy invece leva ciuccio, metti dito. E lui faceva proprio così. E mamma? Leva il dito, metti ciuccio. E Tommy? Metti dito.
No, senti, però alla fine ho vinto io, che adesso riprende il ciuccio e il dito non se lo succhia. Tommaso ha fatto un altro vaccino, ti ricordi i nomi? Ha fatto un vaccino un pochino più tosto questa volta, che è il meningococco, mi pare, B. È un pochino più tosto, tanto che ha avuto la prima febbre. Sì, ha avuto la prima febbre a 38, mi sembra, il termometro 38 diceva. 38 e qualche cosa, poverino. Ci ha fatto un po' preoccupare. Ma che... era normale, cioè ci avevano avvisato che avrebbe avuto la febbre, gli abbiamo dato la tachipirina. Sì, consigliata sempre dai dottori, e abbiamo preso la tachipirina in supposta. Non volevamo però prendere le gocce. Il farmacista ci ha detto che le gocce erano amare, quindi in i realtà bambini, un po' tutti ci hanno detto le gocce sono amare, le sputano. Tutte le mamme ce l'avevano detto. E ci siamo fidati. E abbiamo messo una supposta, ma più che altro è stata una cosa, io non ho mai messa una supposta ad esempio, forse da bambino e piccolo. Te l'avranno messa, tua madre ha detto che te l'hanno messa. Posso pensare che una supposta non può essere piacevole, vero Tommy? Certo, però fortunatamente lui è stato bravissimo, durante la notte non ha avuto di nuovo la febbre, quindi l'ha presa soltanto una volta. E quella è stata la prima nottata in bianco che ho fatto, non perché lui fosse irrequieto o avesse la febbre alta, semplicemente perché l'ho controllato tutta la notte, quindi stavo lì, lo guardavo, e era un po' sudato perché ovviamente doveva sfebbrare, quindi l'ho asciugato un po' con la pezza fredda. Però come la faceva la mia mamma con me. No? Sì, sì, la mattina stava benissimo, quindi grazie a Dio è durata soltanto una serata, una mezza giornata, ecco, poi con la tachipirina una volta è andato tutto via, basta. Abbiamo detto tutto. Io volevo solo aggiungere una cosa per finire, che mi sono accorto di questo mese, anche un po' del mese scorso, che lui quando era piccolo si addormentava un po' in braccio a me delle volte. Gli dondolavo il sederino, ecco, non mi veniva, e lui si addormentava. Invece adesso ci ho riprovato, lui niente, come gli piace addormentarsi di lato nel passeggino e un po' muove il passeggino avanti e indietro da solo, e lui proprio si addormenta subito. E a volte addirittura adesso, siccome sta molto più sveglio, quando si stanca, una cosa che non abbiamo detto, che Tommaso sta nel seggiolone a tavola con noi, è un seggiolone fatto apposta che parte dai 0 mesi fino a quando c'hai 100 anni, cioè diventa una sedia alla fine. È quello che ci avete regalato voi, tra l'altro, se non ricordo male, Laura ce l'ha regalato, ed è fantastico, utilissimo. Quindi noi usiamo quella che è un'altalenina che sta sopra, adesso va montata sopra al seggiolone e lui ci sta benissimo e soprattutto è felice di poter stare a tavola con noi perché si diverte. E stavi dicendo prima che delle volte si addormenta da solo? Sì, lui quando è stanco ce lo fa capire facendo un po' diversi, oppure stamattina è stato dolcissimo perché sul seggiolone si è proprio stropicciato gli occhietti come a dire ce la faccio più che sonno. E l'abbiamo preso, ciucciotto, messo nella culla, come diceva Alessandro, un pochino di lato perché a lui piace dormire sul fianco. Messo sul fianco, vi dico subito, gli piace addormentarsi sul fianco, ma appena si addormenta io lo giro così sta pancia in su, perché è consigliato farli dormire sempre a pancia in su quando sono così piccoli. Ciucciotto, pupazzetto, e si addormenta da solo. Bravo, Devo dire, come abbiamo detto anche nei video passati, ci teniamo dei genitori fortunatissimi, perché lui è bravo, è un angioletto, non ci dà problemi, non... anche nelle feste lui è tranquillo, oppure sta lì che comunque guarda tutti, è anche un bimbo solare, piacevole. Bimbo molto solare, ci piace tanto. Abbiamo fatto sempre i bagnetti, quindi una cosa nuova che non ho detto, ha fatto il primo bagno con noi nella doccia. Quindi l'ha fatto prima bagno nella doccia. La prima doccia. Ha fatto la... ripeto. Ciac! Ha fatto la prima doccia con noi. Sì, una volta con me e una volta con Ale. Però... Ecco, adesso ci giudichiamo come genitori, ecco. Perché quando l'ha fatto con Federica aveva il costume, quello a pezzo unico. Intero. Quindi, diciamo, non era... pelle a pelle. Scivoloso, era... Quando l'ha fatto con me, io stavo col costume a slip, quindi... col corpo suo nudo e il petto mio nudo. Lui a un certo punto è stato sempre buono, è andato tutto bene, però a un certo punto si vede, non so, c'era cioè sera stancato dopo l'insaponata, sì, si è mosso un po', mi è sfuggito, perché sempre lo tenevo stretto, è sgusciato un po', è sgusciato muovendosi, quindi lui si è abbassato
rispetto all'altezza del mio braccio. Io però in quel momento sono sceso con le gambe tipo squat insieme a lui e l'ho stretto un po' più forte e l'ho tenuto, però da lì ho sentito un po' più di instabilità nel tenerlo. Io ho preso subito l'asciugamano e ciao. Basta, ciao. E abbiamo deciso che finché non sarà un po' più grande faremo sempre la vasca. No, abbiamo deciso soprattutto che, cioè, se dobbiamo fare una doccia ci dobbiamo mettere accucciati, bassi noi nella doccia, se non seduti addirittura, perché una cosa è che c'hai un momento di defaillance e stai seduta o seduto e magari il bambino te lo poggi sulle gambe, e una cosa è che dall'altezza d'Alessandro il bambino scivola nella doccia di marmo, cioè ragazzi, non ci ho dormito la notte, ogni volta che ci ripensavo c'avevo stare più attenti, siamo stati poco cauti, però comunque io la stretta ce l'avevo forte, sì, però da quel momento, ho iniziato a pensare di non averla forte, quindi... E ce l'aveva anche detto mia sorella, che gli era successa una cosa simile con la prima figlia, e quindi abbiamo detto basta. Basta. Abbiamo fatto due volte, abbiamo avuto il piacere di farlo tutti e due, una volta una volta io. E la prossima volta bagnetta e basta. Oggi è il 1° luglio, il giorno in cui stiamo girando noi, ma uscirà l'8, quindi oggi per voi è 8 luglio e quindi Tommy ha compiuto 4 mesi. Venite su Instagram per fargli gli auguri per il suo quarto complimese e noi pubblicheremo una foto sul nostro profilo Lost in Family. Una foto. Vi salutiamo. Ciao gente, ciao. Alla prossima. Vieni, tette, a te. Oh mami. Bravo però, eh. Oh mami. Un buono, un buono. Oh puzzolente. Ridi, eh. Ridi. Pecorino romano. Casciotta!